Oggi impariamo a prenderci cura dei nostri gessetti e dei nostri pastelli. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video utility per tutti coloro che usano gessetti e pastelli nel disegno. Molto spesso vedo molti vostri disegni postati a pastello e molto spesso vedo circolare tra le vostre pagine d'arte, quelle a cui sono iscritta perché mi invitate ad iscrivermi alle vostre pagine d'arte a cui io mi iscrivo incondizionatamente, quindi non faccio preferenze in questo, solo che se mi invitano mi iscrivo, se no io non posso andarmele a cercare tutte. E allora guardandovi, perché ogni tanto quando ho quel po' di tempo io scorro il mio diario e mi apparite, guardandovi ho visto girare di recente un link accolto in maniera entusiastica dove appariva il tempera gessetti. Io ho detto: non ci credo che stanno comprando il tempera gessetti, non ci credo, devo fare qualcosa, non perché ce l'abbia con chi produce tempera gessetti, ma perché in un mondo come quello dell'arte, dove veramente tanto spreco c'è e dove tanto costano le cose, se si può risparmiare, perché no? E allora ecco il mio contributo. Oggi vi insegnerò come pulire, temperare e fare in modo che i gessetti stiano al loro posto anche se disegniamo nel piano inclinato, perché quante volte nel piano inclinato il gessetto ha fatto tappete ed è caduto per terra spezzandosi in due o tre parti, e noi non vogliamo questo. Il nostro pastello deve rimanere integro, il meno sporco possibile, e quindi ecco le mie soluzioni. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come temperare, pulire e far mantenere il gessetto al suo posto sul piano da lavoro. Ed ecco l'occorrente per pulire, temperare e custodire nella maniera più adatta i nostri pastelli o i nostri gessetti. Allora, innanzitutto ci occorrerà un barattolo di vetro con del riso, del comunissimo riso, una pinzatrice, del cartoncino ondulato di qualsiasi colore, e ci occorrerà anche un cartoncino, non troppo spesso, un cartoncino, dei filtri da teiera. Questo l'ho preso dai cinesi a 1 euro o a 50 centesimi, non ricordo, ma quindi vi dico il prezzo maggiorato, 1 euro. Questo invece l'ho preso all'Ikea in un set da 3 a pochi euro, ma ne ho preso solo uno, e questo a 1,50 euro, sempre all'Ikea. Naturalmente voi ne dovete scegliere uno. Poi un piatto per raccogliere le polveri di pastello e gessetto, e poi delle spazzoline metalliche. Ve ne faccio vedere una nella fattispecie, la spazzolina metallica. Cominciamo con il problema più richiesto, che è quello del temperare i gessetti ed i pastelli, visto la diffusione di un post dove attenzionavate il temperino per pastelli, un temperino che pastelli che può costare dagli 11 ai 15-16 euro, visto in giro, di diversificate marche, quindi non ce l'ho né con l'una né con l'altra in particolare, ce l'ho semplicemente con l'idea del temperino per pastelli, perché mi ha fatto impazzire tutta la sera quando l'ho visto. Vi faccio vedere come ovviare a quello strumento così dispendioso con ciò che abbiamo in casa, che comunque possiamo comprare a prezzi veramente modici. Mi sono procurata, andando dai cinesi, alla modica cifra, ho lasciato il prezzo di 1,30 euro, tre spazzoline, due metalliche e una a setole dure. Queste sono utilissime per raccogliere la polvere di pastello e gessetto. Il set del temperino è composto da un colino in reticella, una di queste spazzoline e un barattolino, diciamo così. Barattolino che tutti possiamo avere in casa, quindi quello non l'ho elencato tra le cose che ci occorrono, però ci occorre la spazzolina metallica e poi il famoso colino metallico. Il colino metallico può essere uno di questi che tutti, un setaccino che tutti abbiamo a casa, questi li ho presi all'Ikea e ha però la maglia un po' più grossa, e invece è veramente perfetto il filtro delle teiere, il filtro questo qua più sottile, che anche all'Ikea vendono al costo di 1 euro in formato piccolissimo, vedete la rete è la stessa,
Volendo potrete sganciare semplicemente uno di questi due semicerchi e farvi il vostro mini temperino per pastello che verrà comunque sicuro. Potete anche legare questi due e avere due temperini, uno per i colori caldi e uno per i colori freddi, in un unico attrezzino che poi sciacquate, subito semplice da riutilizzare. Quindi con massimo 2,50 euro massimo vi fate il vostro temperino da pastello. Per chi non lo conoscesse, ora vi faccio vedere come funziona questo aggeggio e poi un raccoglitore delle polveri, perché si possono temperare i pastelli sia per raccogliere le polveri e usarle come polvere libera, e quindi in quel caso io userei pigmenti, ma comunque, oppure si può semplicemente volere la punta al pastello. Allora, prendiamo i nostri pastelli e i nostri gessetti. Io vi faccio sia l'esempio con i gessetti che l'esempio con i miei pastelli. Quello che vendono in commercio ha la forma conica, quindi basta farlo in maniera circolare verso il basso e viene la punta. Qui invece è un po' più complesso, ma sono sicura che voi ci riuscite a passare il pastello un po' in un verso e poi girarlo tra le mani un po' in un altro, girarlo tra le mani un po' così, ruotarlo, e in questo modo, tenendolo inclinato 30 gradi circa, piano piano si forma la nostra polvere. Vedete? Una polvere sottilissima che può essere usata a pennello per essere sfregata, a spumino per essere sfregata o semplicemente col dito per essere sempre sfregata sul foglio di lavoro. Piano piano, nella stessa maniera, anche qui, in maniera appunto andando in maniera circolare, si può creare la punta. E piano piano ecco che si crea appunto una punta che può essere più o meno appuntita. A che serve questa indispensabile spazzolina? A raccogliere ogni granello di polvere. E allora prendiamo quella dorata che mi piace di più, è più fashion, e piano piano passiamola sulla nostra griglietta per pulirla, ovviamente, e per raccogliere ogni granello. E voilà, il nostro pigmento è stato temperato, la nostra spazzolina è uguale a quella del set del temperino, il nostro colino da teiera funge esattamente a quello che funge quello del temperino, l'unica differenza è il barattolino. Beh, pagare un barattolino 9 euro mi sembra eccessivo, a meno che voi vogliate farlo e siete liberi di farlo. Per tutti quelli che come me non vogliono o non possono permettersi di avere tutti questi barattolini a 9 euro, semplicemente così potrete ovviare al problema senza avere un servizio inferiore a quello che fa il normale temperino da gessetti. Problema numero 2: sul piano da lavoro molto spesso i gessetti scivolano via, specialmente se il piano è leggermente inclinato, questi cominciano a roteare e ci vengono molto spesso mentre disegniamo, siamo presi dalla foga, difficili da fermare. Con un cartoncino ondulato questo passeggio sul tavolo verrà molto molto ridotto, però il cartoncino ondulato, oltre che avere la funzione di bloccare in qualche maniera e fare stare più stabile il pastello, può anche essere preso come raccoglitore momentaneo di tutti i nostri pastelli, dividendoli per colore quando andiamo a disegnare. Vi faccio vedere come. Prendiamo la nostra pinzatrice e pieghiamo a circa 1,5 cm. E fissiamo pinzando. Ok, ora decidiamo quanto vogliamo che siano ampie le nostre vaschette. Le mie vorrei fossero ampie più o meno così. Allora prendo un 6 cm di distanza e piego. Ok, e pinzo nuovamente. Curvo e apro. Quindi faccio la stessa cosa nuovamente alla distanza che reputo più opportuna per il mio terzo vano, visto? E pinzo. E continuo così fino a formarmi tutte le vaschettine.
a questo punto prendiamo il nostro cartoncino e pinziamo al centro ogni vano. Quindi uno, qui, due, tre. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Uno, ritagliamo l'eccesso di cartoncino e così ho il mio contenitore per gessetti e pastelli che, mentre disegno, potrò dividere per gradazione in modo che, anche sfregando tra di loro, non si macchieranno più di tanto. Vedete, questa è una idea veloce e carina per lavorare in maniera più spedita e più ordinata. Potete farvi dei plateau molto ampi per accogliere tutti i vostri pastelli e le diverse gradazioni. Con pochissimo risolvete un problema che, mentre si disegna, può diventare abbastanza fastidioso. E adesso vediamo come pulire i nostri pastelli. Allora, ci occorrerà del riso e un barattolo vuoto. Versiamo un bel po' di riso all'interno del barattolo. Io già l'avevo riempito. Allora, prendiamo questo arancione fetido e anche questo. Dai, sì, sono abbastanza sporchetti, hanno perso la loro brillantezza. Li inseriamo nel nostro barattolo. Ci sono anche due gialli qua dentro per della volta precedente. E cominciamo, vedete i gialli che stavo pulendo, e cominciamo a sfregare . Ok, e dopo un po' di shake, prendiamo il nostro arancione e vedete che sicuramente è più brillante di come era prima. Stessa cosa, vabbè, per il giallo che avevo messo. E adesso vado a raccogliermi anche l'altro arancione un attimo. Eccolo qua, anche l'altro arancione è tornato sicuramente più vivido. Con ancora un po' di lavoro, di shakeraggio, diventerebbe ancora più chiaro. Ma c'è un modo anche più veloce per pulire i gessetti e ve lo faccio vedere subito. Queste le nostre mitiche spazzoline dei cinesi. Nel set ce n'era una in setola dura, quindi potete usare anche uno spazzolino da denti usato in setola un pochettino più dura. E basterà però questa volta uno a uno fare questo lavoro. Tac tac, tac tac e tac tac, per pulire i gessetti senza braderne troppa materia. Voilà, guardate anche il gessetto bianco. Questi sono proprio gessetti da scuola, quelli che usa Potino per la lavagnetta. Come torna pulito e perfetto. Un po' di lavoro, come quando temperiamo le matite ai nostri figli, ma per avere un risultato sicuramente pulito e brillante. Bene, andiamo di là che ho ancora qualcosina da dirvi. Avete visto delle soluzioni veramente, veramente semplici. Quella del colino del tè è veramente la scoperta dell'acqua calda insieme alla spazzolina metallica. Voi se volete, potete, compratevelo pure il temperino, ma chi non può e non vuole spendere questi soldi ha una soluzione economica e validissima. Altro modo, quello del riso. Però vi avviso subito, il riso ha bisogno veramente di essere scosso molte, molte volte per funzionare. Quindi a parità di tempo, forse con lo spazzolino si fa prima, anche se non sembrerebbe, ma in realtà se poi dobbiamo pulire tanti gessetti, sì, o tanti pastelli, sì. Bene, spero che queste soluzioni vi siano utili e gradite. Se il video vi è piaciuto, regalatemi un pollice in su, per favore, e condividetelo, fate circolare Arte per Te in tutte le vostre bacheche di Facebook, se il canale secondo voi merita. Lasciatemi tanti commenti anche sui video che vorreste vedere. Naturalmente non vi preoccupate, i corsi di pittura, disegno, iconografia, acquarello stanno per tornare o arrivare se sono dei corsi nuovi. Abbiate pazienza, aiutatemi nel condurre bene questo canale, perché sapete che argomenti seri hanno bisogno di una più lunga concentrazione e concertazione. Bene, basta cianciare, vi rimando al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci!